Del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Eccellenza Reverendissima, qualcuno di noi viene ancora spontaneo di chiamarla Don Giovanni, no? per lo stretto rapporto che c'è stato per tanti anni a Rignano e per tutta la vicinanza che ci ha dimostrato in quegli anni. È stato naturalissimo pensare a lei in questa occasione, perché, se mi posso permettere, fa parte della famiglia, no? Quindi è stato molto bello e la ringraziamo di aver accettato veramente. Adesso questo legame che già c'era si stringe ancora di più attraverso Padre Kramer, che attraverso l'imposizione delle sue mani riceverà il dono del presbiterato. Tra voi due oggi si crea un vincolo spirituale molto particolare che nessuno potrà spezzare. Grazie veramente di aver accettato, perché sappiamo che questi giorni molto spesso sono impegnativi per l'ordinario di una diocesi, che poi si complica se pensiamo ai frangenti che stiamo vivendo. Quindi grazie, grazie di essere qui con noi. Per noi Legionari di Cristo averla qui è una vera gioia, che viene senz'altro aggiungerci a quella già grande di veder fiorire la vocazione di Padre Kramer. Conti sempre sulla nostra amicizia in Cristo Gesù. I'd like to take this opportunity to thank Father Kramer's family too, in a special way his parents. It was your generosity combined with Kramer's availability that will allow the Lord to perform the miracle that we will soon witness. I know you braved a thousand unexpected events to be here within this morning. Thank you for not giving up. Having you here is great for him, but also for us. Enjoy this moment and pray for his actual and future ministry. Ringrazio sinceramente dell'onore che mi avete riservato concedendomi di presiedere questa celebrazione, di imporre le mani ad uno dei vostri padri. Vi ringrazio per l'amicizia sempre viva, che ricordo animata e rinvigorita dai momenti di fraternità e di convivialità di Rignano. Vi ringrazio anche per il Don Giovanni, che mi fa sentire essere molto comune e molto normale. E ecco, ringrazio di avermi fatto incontrare Padre Kramer, ecco, che oggi accede a quello che il Signore ha preparato per lui, al posto che gli ha preparato, alla missione che gli ha affidato. Ecco, auguro a tutti davvero una celebrazione che possa rimanere nella nostra mente e nel nostro cuore. E ora ci prepariamo riconoscendo i nostri peccati. Fratelli carissimi, oggi presentate alla Chiesa questo diacono affinché sia ammesso all'ordine presbiterale. Grazie al battesimo è già parte viva del popolo sacerdotale, ma attraverso l'imposizione delle mani sarà consacrato ministro di Cristo, maestro, sacerdote e pastore, per contribuire con il suo servizio a edificare il popolo di Dio che è la Chiesa.
Insieme a lui rivolgiamoci umilmente al Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, perché purificati da ogni macchia di peccato, siamo resi degni di celebrare in letizia questo santo rito. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Miserere nobis, quoniam tu.
santos, tu solus dominum, tu solus altissimum, Iesu Christe, cum santo spiritu, in gloria Dei Patris. Signore, Dio nostro, che guidi il tuo popolo mediante il ministero dei sacerdoti, concedi a Kramer, don diacono della tua Chiesa, oggi da te eletto al presbiterato, di essere perseverante nel servire la tua volontà, perché nel ministero e nella vita possa renderti gloria in Cristo, egli è Dio, e vivere regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. A reading from the book of the Song of Songs. Beloved, I hear my love. See how he comes leaping over the mountains, bounding over the hills. My love is like a gazelle, like a young stag. See where he stands behind our wall. He looks in at the window. He peers through the opening. My love lifts up his voice. He says to me, "Come, then, my beloved, my lovely one, come." For see, winter is past, the rains are over and gone. Flowers are appearing on the earth, the season of glad songs has come. The cooing of the turtle dove is heard in our land, the fig tree is forming its first figs, and the blossoming vines give out their fragrance. Come then, my beloved, my lovely one, come. My dove, hiding in the clefts of the rock, in the coverts of the cliff, show me your face. Let me hear your voice. For your voice is sweet and your face is lovely. The word of the Lord. Signore, per me, o Pastore.
dalla lettera agli ebrei. Fratelli, ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli uomini, viene costituito tale nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. A causa di questa, egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il popolo. Nessuno attribuisce a se stesso questo onore se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. Nello stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli disse: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Gliela conferì, come detto in un altro passo: tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec. Nei giorni della sua vita terrena, Gesù offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte. E, per il suo pieno abbandono a Lui, venne esaudito, pur essendo figlio, in parola obbedienza da ciò che patì, e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec. Parola di Dio. Gospel according to Luke. Glory to you, Lord. Mary set out in those days and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leapt in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leapt for joy. Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." The Gospel
of the Lord. The rite of priestly ordination, which will be presided by His Excellency Bishop Giovanni Nepini, takes place after the reading of the Gospel and is divided into three parts: the preparatory rites, the essential part of the rite of ordination, and the complementary rites. The preparatory rites include the presentation of the candidate, the celebrant's homily, the promises of the priesthood, and the promise of obedience. The essential part of the rite of ordination consists in the litany of the saints, the laying on of hands by the bishop and some of the priests present, and the prayer of consecration. The complementary rites include the putting on of priestly vestments, the anointing of hands, the presentation of the paten and chalice, and the sign of peace. Il rito dell'ordinazione sacerdotale, che sarà presieduto da Sua Eccellenza Monsignore Giovanni Nervini, incomincia dopo il Vangelo e si divide in tre parti: i riti preparatori, il rito centrale dell'ordinazione e i riti complementari. Il rito preparatorio comprende la presentazione del candidato, l'omelia dell'ordinante, le promesse sacerdotali e la promessa d'obbedienza. Il rito centrale comprende le litanie dei santi, l'imposizione delle mani da parte del vescovo e di alcuni sacerdoti, e poi la formula di consacrazione. I riti complementari consistono nella vestizione degli abiti sacerdotali, nell'unzione delle mani, nella consegna del calice e della patena e nell'abbraccio della pace. Si presenti colui che deve essere ordinato presbitero, Kramer Don Cameron. Eccomi. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questo nostro fratello sia ordinato presbitero. Sei certo che ne sia degno? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne è degno. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questo nostro fratello per l'ordine del presbiterato. Rendiamo grazie a Dio. Carissimo padre Kramer, carissimi confratelli, sacerdoti, la famiglia, genitori, sorelle, tutti voi presenti, parenti ed amici, sento davvero bello e opportuno in questo momento speciale prendere in prestito, per così dire, l'esultanza di Elisabetta e nello Spirito Santo esclamare anch'io, ma insieme a tutti voi: benedetto tu, fratello, che oggi il Signore sceglie e dona come presbitero alla famiglia religiosa dei Legionari di Cristo e alla Chiesa intera, e beato te che hai creduto nell'adempimento di ciò che il Signore ti ha chiesto ed in te ha e sta realizzando. Sì, carissimo, contempliamo in te le grandi opere che il Signore continua a compiere, accogliendo la tua disponibilità e il tuo eccomi, che hai appena ripetuto di fronte ai tuoi cari, ai confratelli e alla Chiesa tutta.
Credo nei giorni passati, come capita sovente a chi si appresta a compiere un passo speciale come il tuo, ti sarà capitato di tornare con la memoria alla tua storia passata, all'amore che hai sperimentato prima nella tua famiglia, segno di un amore più grande, quello di Dio che poi ti si è manifestato in maniera misteriosa. Proprio l'amore della Trinità è solo questo, è stato, è e deve rimanere l'origine ed il fondamento perenne della tua scelta di consacrazione. Un giorno, lontano nel tempo, hai avvertito come il cantico ci ha appena ricordato che eri prezioso per qualcuno, che ti chiamava con forza ad entrare nella relazione d'amore. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto. Che gioia in quei momenti, che forza conferiva quella parola che si sentiva rivolta a noi in maniera del tutto particolare, tanto da darci la forza di partire, superando tutte le difficoltà, per seguirlo ovunque, in una strada che a molti può essere apparsa razionalmente incomprensibile. Ed è vero che l'amore, quello di Dio soprattutto, ha una forza che la ragione non può conoscere e capire. Per quanto dipende da te, non mettere mai tra parentesi questa esperienza. Ritornaci ogni giorno per trarne l'energia vitale che ti è indispensabile. Prima dei gesti che sarai tenuto a compiere, della missione che ti verrà affidata, dello studio e della riflessione che la dovrà accompagnare, esiste per noi, per tutti noi, la necessità di custodire questa inesauribile sorgente. E se essa venisse meno per responsabilità nostra, ricordiamocelo sempre bene, rimarrebbe di noi solo cenere. Al santo curato d'Ars fu chiesto dove avesse frequentato il corso di teologia. Tu avresti fatto un elenco lunghissimo, voi ci avete corsi di formazione infiniti. Anche Giovanni Maria Vianney, senza parlare, indicò il suo inginocchiatoio posto davanti ad un crocifisso. Lì, ogni giorno, tutti rinasciamo e veniamo rigenerati. Sì, proprio ai piedi del Signore crocifisso. L'amore umano si nutre di quello eterno di Dio e rimane fresco e fecondo. La passione pastorale cresce, il raccolto è sicuramente abbondante. Il Vangelo ci conforta proprio in quest'ultima certezza. Nel racconto della visitazione l'Evangelista ripete due volte la stessa frase a sottolinearne l'importanza. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. La ripetizione, la seconda, è messa sulla bocca di Elisabetta stessa, che vi aggiunge un dettaglio fondamentale. Il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Possibile che una creatura non ancora nata, inconsapevole, reagisca con la gioia ad un evento che è apparentemente banale come lo è un saluto? Maria verosimilmente avrà detto Shalom. Che cosa ha scatenato una reazione così travolgente? Evidentemente non la singola parola nella sua pur ricca semplicità. La causa sta in quello che era accaduto prima, cioè all'annuncio dell'angelo che aveva rivelato a Maria che era stata riempita di grazia. Dio aveva travasato in lei il suo amore, la sua bellezza, la bontà, la forza. E quando siamo pieni di Dio, tutto in noi comunica Dio. Il saluto, l'espressione degli occhi, un sorriso anche sotto la mascherina, una carezza, il silenzio. Carissimo, fa che questo dinamismo diventi abituale nella tua vita. Sarai allora come ci racconta il primo salmo,
come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Te lo auguro. Sarai davvero un canale di grazia che da Dio riceve e dagli uomini dona, trasmette generosamente. Per questo sei stato scelto tra tutti i discepoli, verrai costituito sacerdote, perché come è detto nel rituale dell'ordinazione, tu partecipi e continui la missione personale di Cristo per la salvezza di tutti gli uomini, niente di meno. È un compito che ci spaventa, perché guardando adesso cogliamo l'enormità di quello che ci viene chiesto e affidato, ma anche la limitatezza dei nostri mezzi. Ora, attraverso la consacrazione, quello che può essere semplicemente un desiderio umano, un auspicio, diventa per mezzo dello Spirito realtà che tocca il tuo cuore, la tua mente, la tua bocca, le tue mani, sulle quali il crisma sarà versato, trasformandole radicalmente. Quello che compirai nello svolgimento del ministero avverrà in persona Cristi, e ti chiedi di conformare a Lui il tuo cuore, perché tu possa provare, come ci ricorda la lettera agli Ebrei, giusta compassione per quelli che sono nella necessità. E sei invitato ad alzare le mani al cielo nel sacrificio di Cristo, come pure nella preghiera personale, presentando l'umanità intera che geme sotto il peso del peccato, per poi passare in mezzo al popolo del Signore come buon pastore, l'abbiamo cantato, che non spezza nessuna canna incrinata, ma versa sulle ferite dell'uomo l'olio della consolazione e il vino della speranza, come ci fa recitare il prefazio comune 8. Allontana da te ogni asprezza, sdegno, ira, che l'ingratitudine, le miserie e la cattiveria degli uomini potrebbero suscitare, per presentarti sempre con il volto misericordioso di Cristo, che come ci veniva ricordato dal profeta Isaia nella seconda domenica di Avvento, come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Quanta tenerezza in queste espressioni, quanta mitezza, pazienza. C'è una pedagogia divina che adatta ad ogni circostanza, povertà e sofferenza, gli atteggiamenti del pastore. In un mondo nel quale cresce l'individualismo, la solitudine e l'emarginazione, in una condizione nuova, quella della pandemia, nella quale l'uomo riscopre drammaticamente le proprie fragilità, sperimenta la paura, sono proprio queste le caratteristiche che connotano il buon pastore e raggiungono il cuore degli ultimi e dei lontani, e rappresentano le credenziali più vere per coloro che non credono o sono chiusi nel loro peccato. A volte la Chiesa ha mostrato più il volto severo della maestra, pur necessario, che quello tenero ed accogliente della madre. Troverai uomini e donne bisognosi di guida e ti dovrai mettere loro accanto. Ne troverai altri riottosi e ti sarà chiesto di cercarli laddove si sono smarriti. Altri saranno fermi e feriti sul ciglio della strada. Non lasciare mai nessuno a se stesso, neanche nei casi più disperati. A ciascuno, con pazienza, cerca di far compiere il primo piccolo passo verso Gesù, facendo vedere con la tua vita, il tuo esempio, che Lui comprende, accoglie ciascuno per quello che è ed opera per loro il vero bene. Carissimo fratello Kramer, coraggio.
Oggi per te è giorno di festa, poi come Gesù che ha deciso di salvare il mondo con la sua croce, anche a te toccheranno i giorni di croce, ma vedrai che non ti mancheranno mai le consolazioni del Signore. Ieri l'altro ho ricevuto la lettera di un carcerato di Prato che avevo conosciuto il 7 dicembre dello scorso anno e che è diventato un caro amico. Due volte recentemente mi sono ritrovato con la sua lettera in mano in cappella, in ginocchio davanti al Santissimo Sacramento a dire: Signore, ti ringrazio perché anche nei momenti di buio, insperatamente, mi hai mandato uno come lui che mi consola e mi insegna. E nella nostra vita di preti, vedrai, ce ne saranno molte di queste circostanze. Coraggio. Avrai modo di scoprire in mezzo alle tante difficoltà, vivendo la pienezza del ministero, il fascino del sacerdozio cristiano. Il Signore ti mostrerà i miracoli che Egli è capace di compiere con la tua collaborazione. Vorrei chiudere con un ultimo invito. Ama la tua congregazione. Ama la Santa Chiesa di Cristo. Non per come la vorresti nei tuoi sogni, ma per quello che è. Non ti attardare con quelli che cominciano a denunciarne un difetto e un peccato e poi mettono in discussione tutto, minandone le fondamenta. Si ergono a giudici, ma l'unico vero giudice è Cristo, che per la sua Chiesa ha dato la vita e continua ad accompagnarla nei marosi della storia. E fa anche tu così. Spendi e dà tutta la sua vita per essa e sarai un vero costruttore del regno, un vero presbitero. Ti auguro davvero tutto il bene e un buon cammino. Figlio carissimo, prima di ricevere l'ordine del presbiterato, devi manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Vuoi esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale nel grado di presbitero come fedele cooperatore dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi adempiere degnamente, sapientemente, il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo, secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, all'ode di Dio per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi insieme con noi implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato, dedicandoti assiduamente alla preghiera come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo, sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerto Padre per noi, consacrando se stesso a Dio, consacrando te stesso a Dio insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Pro-
prometti al vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché colmi dei suoi doni questo tuo suo figlio che ha voluto chiamare all'ordine del presbiterato. Santa Vasili, ora pro nobis,
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e fondi la benedizione dello Spirito Santo e la potenza della grazia sacerdotale su questo Tuo Figlio. Noi lo presentiamo a Te, Dio di misericordia, perché sia consacrato e riceva l'inesauribile ricchezza del Tuo dono, per Cristo nostro Signore. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in plena superba gratia, quae tu creasti per tora. Vidi celis paracletus, Deus inis caritas, et spiritae sum sim.
Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, artefice della dignità umana, dispensatore di ogni grazia, che fai vivere e sostieni tutte le creature e le guidi in una continua crescita, assistici con il tuo aiuto. Per formare il tuo popolo, il popolo sacerdotale, tu hai disposto in esso, in diversi ordini, con la potenza dello Spirito Santo, i ministri del Cristo tuo Figlio. Nell'antica alleanza presero forma e figura i vari uffici istituiti per il servizio liturgico. A Mosè e ad Aronne, da te prescelti per reggere e santificare il tuo popolo, associasti collaboratori che li seguivano nel grado e nella dignità. Nel cammino dell'Esodo comunicasti a 70 uomini saggi e prudenti lo spirito di Mosè tuo servo, perché egli potesse guidare più agevolmente con il loro aiuto il tuo popolo. Tu rendesti partecipi figli di Aronne della pienezza del loro padre, perché non mancasse mai nella tua tenda il servizio sacerdotale previsto dalla legge per l'offerta dei sacrifici che erano ombra delle realtà future. Nella pienezza dei tempi, Padre Santo, hai mandato nel mondo il tuo Figlio Gesù, apostolo e pontefice della fede che noi professiamo. Per opera dello Spirito Santo, egli si offrì a te vittima senza macchia e rese i partecipi della sua missione i suoi apostoli, consacrandoli nella verità. Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero per annunziare e attuare l'opera della salvezza. Ora, o Signore, vieni aiuto alla nostra debolezza e donaci questi collaboratori di cui abbiamo bisogno per l'esercizio del sacerdozio apostolico. Dona, Padre onnipotente, a questo tuo Figlio la dignità del presbiterato. Rinnova in lui l'effusione del tuo spirito di santità. Adempia fedelmente, o Signore, il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto e con il tuo esempio guidi tutti a un'integra condotta di vita. Sia degno cooperatore dell'ordine episcopale, perché la parola del Vangelo mediante la sua predicazione con la grazia dello Spirito Santo fruttifichi nel cuore degli uomini e raggiunga i confini della terra. Sia insieme con noi fedele dispensatore dei tuoi misteri
perché il tuo popolo sia rinnovato con il lavacro di rigenerazione e nutrito alla mensa del tuo altare. Siano riconciliati i peccati e i malati ricevano sollievo. Si unita a noi, o Signore, nell'implorare la tua misericordia per il popolo a lui affidato e per il mondo intero. Così la moltitudine delle genti riunita in Cristo diventi il tuo unico popolo che avrà il compimento nel tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. La mascherina. Il Signore Gesù, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Di genere magari c'è il bisogno di genere.
ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Thank you.
pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che hai posto i sacerdoti al servizio del Santo Altare e del Tuo popolo, per la potenza di questo sacrificio, fa che il loro ministero sia a Te gradito e produca nella Tua Chiesa frutti che rimangano per sempre, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta lodarti e renderti grazie, Padre Santo, Dio Onnipotente, Misericordioso, da cui proviene ogni paternità nella comunione di un solo Spirito. In Cristo, tuo Figlio, eterno Sacerdote, Servo obbediente, Pastore dei pastori, hai posto la sorgente di ogni ministero nella vivente tradizione apostolica del tuo popolo pellegrinante nel tempo. Con la varietà dei doni e dei carismi, tu scegli e costituisci i dispensatori dei santi misteri, perché in ogni parte della terra sia offerto il sacrificio perfetto e con la parola e i sacramenti si edifichi la Chiesa, comunità della nuova alleanza, tempio della tua lode. Per questo mistero di salvezza uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. Santus, Santus, Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presenti. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Giovanni che presiede questa celebrazione, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Assisti nel suo ministero il nostro fratello Kramer, oggi ordinato presbitero della tua Chiesa. Fa che sia fedele e dispensatore dei santi misteri per l'edificazione del tuo regno. Ascolta la preghiera di questa famiglia che, convocato alla tua presenza, ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni,
e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. L'agnello di Dio è colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Corpo di Cristo.
Preghiamo. Questa Eucaristia che abbiamo offerto e ricevuto santifichi la Tua Chiesa, o Signore, e fa che i sacerdoti e i fedeli sempre uniti a Te in comunione di amore servano degnamente la Tua gloria, per Cristo nostro Signore. Prima di concludere la celebrazione canteremo il Magnificat, il canto di lode di Maria, Madre della Chiesa e di tutti i sacerdoti. Con questo inno vogliamo rendere grazie a Dio per le meraviglie che il Signore ha operato e chiedere a Maria il dono della perseveranza. Voglio ringraziare tutti voi che siete presenti in questa messa, questa ordinazione. Ringrazio ovviamente specialmente Monsignore Giovanni Nervini. Ringrazio tutti i padri qui presenti, la mia comunità, il padre Francisco, padre Francesco, padre Ulysses, padre Paolo, padre Manuel, e tutti i padri che sono venuti, padre Andrea, il nostro direttore territoriale, e il padre Matteo che viene da lontano, e il padre Christopher anche, quindi grazie per essere presente, e a tutti voi specialmente ringrazio la mia famiglia, i genitori che stanno qui presenti, le sorelle e anche i nipoti che stanno qui in questa messa, e tutti voi grazie specialmente per le vostre preghiere. Credo che come abbiamo cantato adesso nella canzone di Chi ci separerà, c'è una frase che dice: chi ci separerà della gioia? E credo che per me questa messa è una, questa ordinazione è una gioia e un dono di Dio. È vero che noi come religiosi abbiamo, io e noi, abbiamo già dato il nostro sì a Dio, quando abbiamo fatto i voti perpetui, per tutta la vita, abbiamo dato a Dio tutto il nostro essere, e quindi questo giorno per me è una grazia, è un dono da Dio, e io ho dato tutto a Lui, e Lui mi regala questo dono del sacerdozio per servire a voi. Io ho chiesto la grazia di avere un cuore come il cuore di Gesù,
per poter amare come Gesù ama. E grazie, ringrazio anche ovviamente l'Arcidiocesi di Firenze e il Padre Mario che sta presente con noi. So special thanks to all of you for being here today. Special thanks to the Bishop, to all the fathers, to my parents who are here, Mom and Dad, Paulette and Josefa, my sisters, and Alithia, and Stefano, her husband, and Colby, Giorgio, and Aurelia, my nieces and nephews, to my sister, Jacinta, who is connected from Canada, and Rose, Anna Claire, and Catherine, who are connected from Canada and weren't able to make it, to all of my family and friends back home in Canada and the States and throughout the world that are connected virtually, and to all of you for being here present and praying with me and praying together for this special gift. For me, we prayed in one of the songs, we said, who can separate us from the joy of God? And for me, this day is a special gift of joy because we've already given as religious, as legionaries, we've already given our yes to God. We've already given our lives completely to God in our perpetual vows. And today for me, after giving everything to God, this is a gift to be able to serve his people, to be able to serve you. And I chose Florence in the midst of the challenges and the difficulties of being here in Florence and doing an ordination here in Florence, in Italy. I chose Florence partly, in large part, because I wanted to lay down my life as Jesus laid down his life with the people that I lay down my life with in the community of Santi Apostoli, in the Regnum Christi community here in Florence, and for all of you. So I thank you for being present. Ringrazio anche, ovviamente, le consacrate che stanno qui presente, il coro che ha cantato, i fratelli che sono venuti da Roma per cantare, e ringrazio tutti i ragazzi di Alessia che stanno qui presente, and thank you for your prayers. And today, especially, is the beginning of my mission as a priest. And so I know a lot of you have been praying for me up to this point, for this moment, and thanks be to God, I've been ordained a priest. And now, I really need your prayers, because now my mission as a priest begins. Quindi adesso ho bisogno delle vostre preghiere, perché adesso la mia missione comincia come prete. Quindi grazie. Il Signore sia con voi. Dio, origine e guida della Chiesa, ti protegga sempre con la sua grazia, perché tu possa adempiere con fedeltà la tua missione di presbitero. Egli ti renda nel mondo servo e testimone della verità e dell'amore, fedele ministro della riconciliazione. Faccia di te un pastore autentico, che distribuisce il pane e la parola di vita ai credenti perché crescano sempre più nell'unità del corpo di Cristo. E su tutti voi qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Thank you.
fermi tutti. Video.